sono stati degli errori evidenti domenica, è chiaro che ci sono stati anche dei comportamenti che non possono essere accettati in merito ai tafferugli eccetera, però tutto nasce da un cortocircuito di sicurezza, come anche evidenziato da tutti i mezzi di informazione. Ecco, non si può fare sempre tutto in erba un fascio e così non avere neanche il rispetto delle 2000 persone che erano lì, che sono state per 35 minuti impossibilitate di raggiungere casi, propri familiari oppure dove dovevano andare, tra cui c'ero anch'io e insieme a tante altre persone eravamo veramente increduli rispetto a quello che alle decisioni che erano state prese. È chiaro che questo non può accadere perché lederebbe il movimento calcistico fanese, quello che sta rappresentando l'alma per questa città, e gli eventi diciamo sportivi come quelli che sono come quello che è stato domenica, che sicuramente è un evento positivo, sportivo per la città e anche per la passione che questa squadra di calcio sta suscitando nella città.